venisse un colpo. Ce l'avete fatta. È stato un bel discorso. Bugie tutte quante, temo. Però quelle parole ci hanno portato qui. Quanta picca. Ha lasciato Boss, come avevo previsto. Si è accampato a Molton Hill. Non c'è modo di arrivare a lui. Con quella marmaglia che scama laggiù. Penso che potreste aggirare. O aspettare che ne facciamo fuori un po'. Non c'è tempo. Devo rischiare un approccio diretto. Oggi è la seconda volta che tentate l'impossibile. Non vedo altra scelta. Voi siete matto come la lepre mazzolina. Mi aspetto delle scuse, merito. Fate questo! Per proteggere Adams e Hancock e la loro causa, voi volevate ucciderli. Ucciderli? Siete pazzo! Volevo soltanto parlarci. C'era tanto da discutere, da spiegare. Ma ora è tutto finito. Se dite il vero, riferirò a loro le vostre parole. Devono deporre le loro armi. Devono fermare la guerra. Perché loro e non le giubbe rosse? Pensate che non avessi chiesto lo stesso agli inglesi, ma ci voleva più tempo. Avrei avuto successo se mi aveste lasciato agire. Come burattinaio. Non è meglio se siamo noi a tirare i fili? No, i fili vanno tagliati per diventare tutti liberi. E vivere felici e contenti nei nostri castelli in aria. Impugni la spada da uomo, ma parli come un bambino. E ora altri moriranno. A causa tua. Saho yonere me o ten am da set akwe. Tini o me yaho ten atam da set akwe. Adesso non si può dire di Pitcairn. Ben fatto, direi. Ma ora conta poco.
Sto ordinando la ritirata. Abbiamo perso troppi uomini in cambio di nulla. Se gli inglesi vogliono questa collina, che se la prendano. È Boston il vero obiettivo. Abbiamo un problema peggiore. Che volete dire? Non può essere. Dice che vogliono uccidere Washington.